Elezioni del 25 settembre, le prospettive alla luce del vigente sistema elettorale. Questo è il titolo dell'incontro organizzato nella sala consiliare di Termoli e che vede la straordinaria partecipazione di Roberto Dalimonte, considerato tra i massimi esperti di sistemi elettorali in Italia e riferimento storico per il quotidiano economico Il Sole 24 Ore. No, non è mai successo, questa è la prima volta. Sicuramente è la prima volta nella storia della Repubblica. Ora confesso, non ricordo se nel periodo dell'Italia liberale si sia mai votato d'estate, ma non credo nemmeno nel periodo dell'Italia liberale. Una strana elezione. Queste sono le, secondo me, poi posso sbagliarmi naturalmente, sono le elezioni meno incerte degli ultimi anni. Cioè, mi pare che alla luce di quello che sta succedendo nel campo del centro-sinistra, visto quello che ci dicono i sondaggi, mi pare che la vittoria del centrodestra sia più che probabile. Moderatore del dibattito, il giornalista di primo piano Molise Emanuele Bracone, ospiti il sindaco di Termoli Francesco Roberti, oltre che diversi rappresentanti politici e istituzionali di centrodestra e di centrosinistra. Un'occasione preziosa per analizzare e conoscere nel dettaglio le diverse prospettive che si potrebbero concretizzare in questa fase di rinnovamento del Parlamento italiano, come spiegato dallo stesso Dalimonte ai nostri microfoni. Una politica fragile, i partiti sono deboli, questo è uno dei problemi principali del paese. Cioè, rispetto alla prima Repubblica, no? Può essere criticabilissima da tanti punti di vista, però lì c'erano dei partiti veri che avevano un radicamento, oggi invece i partiti sono deboli, fragili, e quindi non è sorprendente che si assista a questa serie di scissionesse, però bisogna dire che non hanno mai portato tanta fortuna agli scissionisti, le scissioni.